Cantare d'amore non basta mai. Ciao Eros! Ubu. Sentite. Allora, che stiamo mangiando? Bella ragazzi, oggi nella mia cucina cuciniamo una cosa buona. Semplice ma buona. Un bel panino con la sovraccoscia di pollo. Vediamo subito gli ingredienti. Pane, cornflakes, pan grattato, maionese fatta in casa, come ho detto la sovraccoscia di pollo disossata che è molto meglio del petto, pepe, sale, olio, olivette taggiasche, lime, farina, aglio, peperoncino, cicoria, l'olio di semi che sta già sul fuoco e iniziamo. Sembra tanta roba, in realtà c'è un attimo. Sapete da cosa inizia? Dal verde, ragazzi. Quindi togliamo i gambetti alle cicorie, e così, e subito in acqua bollente salata. Via così. Vai, salata, perché salata? Perché il sale fissa il colore delle verdure. Ricordatevelo sempre quando fate le verdure, perché sennò poi non ve lamentate che ve vengono scure e brutte. Sale nell'acqua e una bella bowl di acqua e ghiaccio, perché così facciamo un bello shock termico che sciocca le verdure. Le verdure fanno ah! Rimangono scioccate e rimangono belle verdi, capito? Quindi ce la sbollentiamo giusto un paio di minuti per fargli perdere un po' tutto l'amaro e per farle ammorbidire. Ma tu la sai la storia del panino col pollo? C'hai rotto il cazzo. Benissimo. Ok, passate un paio di minuti, belle croccantine ancora, vedete come sono rimaste verdi? Questo lo mettete qua dentro. Poi voi mettete la faccia sopra qua dove sta bollendo la cicoria e vi fate un po' i fumi. Ok? Questa fa benissimo, ragazzi, vi dilata tutti i pori. Ecco, io sono poi raffreddato, vi fate, come si dice quando ti metti così? Come si chiama quando ti metti così? Ti fai fumi. E questo è proprio un bubu 7, te vedi? Bubu 7. Adesso cucinerò così, ho deciso. Scherzo. Scherzo, sennò poi non mi piate più sul serio. Allora, continuiamo. Vabbè, faccio a parte. Ormai. Allora, la freddiamo bene bene, poi si strizza la cicorietta. Ok? Raga, strizziamo la cicorietta. Magari però la strizziamo in acqua. Ok, così. Poi che famo? La tagliamo un attimino. Io prima già l'ho spezzata, la tagliamo, perché questa non è che va mangiata così. Questa va messa in un panino e poi se la cicoria non è tagliata, mentre mani il panino, fai tipo il panino al telefono. Ti per supplico, abbiamo fatto l'altra volta. E ce l'andiamo subito a saltare. Ok? Quindi, olietto. Che ci si mette per saltare? L'aglio. Bravo, stai imparando a cucinare, caro? Piano piano. L'aglietto deve essere bella piccantina, perché poi mi dicono no Ruben, ma tu sei ripetitivo. Ho capito, ragazzi, per fare una cosa buona c'è con l'aglio e il peperoncino e la scorza di limone. E mentre lo metti devi dire scorza di limone, e se no non viene buona, è ovvio, no? Allora, nei ristoranti dove ho lavorato ti insegnano sempre a pulire dopo che cucini. Mia madre infatti mi ha detto, mi dice, tu non hai mai lavorato, perché se si sporchi così tanto vuol dire che c'è stato qualche problema. Scusa mamma! La mamma è sempre la mamma. Via la cicorietta. Tac, tac. Il sale, tac. Guarda, guarda quanto sono belle, vai, vai, vai. Vai, così, 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 così. Perfetto, e ci voglio buttare pure due olivette che danno passione alla nostra cicoria. Questa è una cicoria passionale, vai, metti una musica passionale mentre salto. Perfetto, la cicoria deve arrostire leggermente. Ah, volete fare una bella cosa? Piate un pomodoro di quelli pelati. Perché la cicoria è amara. Il pomodoro gli dà un po' di acidità, un po' di dolcezza al bacio. Questo è uno spettacolo già così. Infatti questo è bello. Quando uno si fa una cosa buona, deve essere buona pure da sola, capito? Già, questo è il campanello di allarme per sapere che state facendo una cosa buona. Vedete? Cicorietta spettacolosa. Dopodiché si passa alla maionese. Maionese che ho già fatto in casa io, la sapete fare tutti. Se non la sapete fare, per favore, imparate a farvela, perché se ho più sentito sta cosa, che nel 2022 non sai fare la maionese. Allora, scorza di lime, scusate, ma ragazzi,
Mi dovete seguire, mi dovete seguire, dovete mettere like, se no io non continuo la ricetta. Ok, la continuo lo stesso, però seguimi e metti like, commenta e attiva la campanella. Qua c'ho raffreddore, c'ho i termosifoni rotti. Sto parlando tipo Paruero Saramazzotti. Cantare d'amore non basta mai. Ciao Eros! Quindi, maionesina, lime, pepe già ce l'avevo messo, ma ce ne mettiamo un altro pizzichino e... Questa è la maionese che fischia. Sentite, mentre giro fa. Quante cazzate dico? Ma veramente, io mi meraviglio di quante ne so di. Benissimo, facciamo la pastella. Quindi, farina, acqua, così, un po' e andiamo a farci una bella pastellina. Pastellina amorosa. Pastellina così, perché la pastella, acqua e farina, ragazzi, a parte gli scherzi, è meglio dell'uovo, pana meglio, ragazzi, fidatevi. Per chi è un po' scettico, provatela e vedrete che non ve ne pentirete. La facciamo bella densa, così deve essere. Vai a vedere, vedete che se metto il dito, me lo vela, scende piano piano, ok? Consistenza perfetta, eccola qua, eccola qua. Allora, pollo, che facciamo? Qua rompiamo i cornflakes. Allora, qua rompiamo i cornflakes. Mi piace questa panatura, ovviamente se no non ce l'avete possiamo usare solo il pan grattato. Guarda, mi sono fatto la bua in India. Mamma! Allora, mischiamo pure un po' di farina, perché? Perché la farina poi tappa i buchi quando usiamo i cornflakes, no? Quindi, che facciamo? Per una panatura super croccante come non mai. Pollo sovraccoscio, no? Petto, ragazzi, il petto si secca. Il petto si secca, ragazzi, eh? Quindi pastella, così, poi la passiamo nel pan grattato, bella bella, tutta nel pan grattato, poi dopo essere stata nel pan grattato, di nuovo nella pastella, e poi nei magnifici cornflakes. Mamma mia, questa è una bestia, eh. Guarda che roba, dia. Bello così, vedi? Perfetto. Buttiamoci tutto su sto pan grattato. Ecco qui. E così abbiamo fatto questo pezzo di pollo che, non lo so, per magnattelo devi chiamare i soccorsi, devi chiedere aiuto da casa. Beh, se stai a casa è più facile, no? Allora, dopodiché, questo se la fai riposare una mezz'oretta in frigo, tanto meglio perché si rapprende un po'. Se no, fai come me perché c'hai fame e perché non c'hai tempo e lo friggi subito. Quindi prendiamo la nostra bestia di Satana e via a friggere. Ah, guarda questa bella dentro, precisa, precisa. Vai, cucciola, friggi, divertiti. Mi raccomando, partiamo a una temperatura di circa 170 gradi. Vediamo se sono stato bravo. No, si è scaricato. È scaricata. Comunque sì, a 170 gradi perché si deve cuocere bene. Questa è una bella panatura spessa. Il pollo comunque era bello altino. Bisogna farlo cuocere perché il pollo crudo non si va a mangiare, a meno che non invitate a cena il vostro nemico. E quindi a quel punto dategli il pollo crudo, così dopo cena. Passiamo al pane. Quindi abbiamo sto bel pane lievitazione naturale. Tagliamo a metà. Ok, lo smollichiamo leggermente come farebbe Donato. Con mollica o senza? Ok, con mollica o senza, la facciamo senza perché comunque è bello corposo questo panino. E mettiamo a scaldare il pane qui dove saltammo la cicoria secondi or sono 5 minuti fa. Perché le mie ricette, ragazzi, sono veloci o sbaglio? Magari poi se accenno si scalda pure il pane. You know what I mean, guys? Amazing! Lo giriamo perché comunque la parte sotto sta più a contatto col fuoco, quindi non voglio che si brucia. E proseguiamo la cottura. Un animale del genere va cotto circa 6-7 minuti, direi. Allora, adesso, ragazzi, direi che il nostro pollo si può giudicare pronto.
Guardate quanto è bello, guardate quanto è succulento. Adesso dobbiamo scolare bene e farlo riposare un paio di minuti in modo tale che si perde tutto l'olio e in questi due minuti il nostro pollo poi si continua a cuocere. Ma io vorrei farvi sentire subito una cosa. È pollo o è una scogliera di Santa Marinella? È pollo. È pollo. Si era capito, no? Che era pollo. Ok, ragazzi, qua purtroppo ogni tanto si pazzia. Allora, il pane è quasi bello che croccantino. Goccetto d'olio, dai. Allora, il pollaccio è pronto. Adesso questo per forza di cose va diviso a metà, perché tanto il panino non c'entra. Però vi voglio far vedere quanto è cotto. Bene. Senti come scrocchia. Guardate qua, cotto alla perfezione e umido al centro, quindi perfetto. Quindi, dai, assembliamo questo panino. E questo è poi un panino buono, non so, i panini pieni di formaggio, i panini col pistacchio. Questo è un panino che ti dà soddisfazione, ma comunque te stai a mangiare una cosa buona, non te stai a mangiare a robaccia, capito? Da fast food alle 4 di mattina, come quando ero pischello io. Sono vecchio, 25 anni portati male, ragazzi. Allora, maionese al lime, la cicoria con il pomodorino, il dinosauro, chiudiamo. Poi questo ancora a metà, perché sennò qua non si riesce a mangiare. E tu, cioè, che gli vuoi dire una cosa del genere? Che gli vuoi dire? Mi hanno seguito? Hai detto. Dai, sono stati bravi stavolta. Mamma mia. Cosa deve fare? Fammi sapere cosa vuoi vedere nella prossima ricetta.